Anche quest'anno gli enti bilaterali del commercio e del turismo hanno voluto dare un segnale di coerenza nell'ambito di quello che è un'iniziativa legata ai buoni libro, ma non solo, che rientra nell'ambito di quello che è il sostegno al reddito, che è un impegno ormai consolidato. E quindi quest'anno abbiamo un incremento del numero delle domande, siamo passati dagli 87-88 dell'anno scorso ad oltre 106, circa 110 domande. Coinvolge tutto il settore scolastico, dalle scuole elementari alle scuole medie, alle superiori, all'università. Credo che questo sia un segnale per il territorio in un momento di difficoltà, per le famiglie, per le imprese, perché questi buoni libro potranno essere spesi nei negozi, nelle cartolibrerie convenzionate, e questo è un'attenzione non solo nei confronti delle famiglie ma anche nei confronti delle imprese che per effetto del lockdown hanno dovuto sopportare delle situazioni, diciamo così, di chiusura, di mancate fatturati, e questo noi ne stiamo tenendo conto nell'ambito di questo che è proprio un discorso di integrazione e di sostegno al reddito. Devo dire anche una cosa molto importante, che quest'anno gli enti bilaterali del commercio e del turismo hanno voluto fare un ulteriore sforzo venendo incontro alle esigenze proprio delle famiglie ma soprattutto anche delle imprese, mettendo in piedi quello che è un'iniziativa legata a quelli che sono dei buoni spesa nei confronti delle famiglie che hanno dovuto sopportare la cassa integrazione, nei confronti dei negozi che hanno dovuto sopportare un periodo di chiusura e quindi difficoltà dal punto di vista economico, occupazionale e quant'altro, e abbiamo deciso di stanziare una cifra importante che tra ente bilaterale del commercio e del turismo supera i 130.000 euro e che metterà a disposizione dei buoni spesa per le famiglie e una serie di kit igienizzanti, e quindi vuol dire una riduzione di quelli che sono i costi che le imprese e i negozi devono sostenere, che distribuiremo gratuitamente nei confronti dei negozi. Stiamo parlando di materiali di mascherine, guanti, materiale igienizzante per i negozi, e questo sarà distribuito in funzione delle dimensioni del negozio con uno o più kit, così come i buoni spesa saranno possibili, potranno essere spesi nel settore dell'agroalimentare, nel settore del vestiario, abbigliamento, ma anche nel settore dell'high-tech, perché crediamo che le difficoltà che ci sono nelle scuole per gli studenti, per le note vicende legate al distanziamento e lockdown, possono essere affrontati e superati anche tramite quelle che sono iniziative come queste, che mettono a disposizione finanziamenti per le imprese, per i cittadini, per i lavoratori, e questo credo che sia una cosa che vale la pena di sottolineare per Asti ma per l'intera provincia. Ma ci troviamo oggi qui per distribuire, e come tutti gli anni, buoni libro dati ai lavoratori, ai figli dei lavoratori del terziario del turismo della provincia di Asti, in regola con i contributi dell'ente bilaterale. Un'iniziativa quest'anno fatta nel Palazzo della Provincia per essere in regola con i protocolli del Covid, per cercare di tenere un distanziamento sociale, ma che però si ripete come tutti gli anni nella sua essenza, cioè più di 30.000 euro, quasi 30.000 euro di buoni consegnati ai lavoratori di questi due grandi settori, che vanno in qualche modo a dare una mano alle famiglie rispetto anche alle spese scolastiche che di norma vengono in qualche modo reiterate tutti gli anni. Abbiamo quest'anno lanciato anche una nuova iniziativa, che è quella dei buoni spesa e dei kit di sanificazioni, che vanno rispettivamente a lavoratori nel caso dei buoni spesa e i kit di sanificazione per le imprese. Questo l'abbiamo fatto in un periodo in cui molti lavoratori, a causa della cassa integrazione, hanno perso un loro potere d'acquisto attraverso la contrazione del reddito, e con questi buoni spesa vogliamo aiutarli, uno sul fronte della spesa alimentare, della spesa per abbigliamento e anche sulla spesa per l'informatica, perché molte famiglie quest'anno si sono viste impegnate nel poter permettere ai figli di fare scuola a distanza attraverso la didattica a distanza con i mezzi di informazione e i mezzi di le tecnologie che in qualche modo questo tipo di didattica comportava.